tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. L'uragano Irma colpisce anche Cuba, una decina le vittime, nel paese colpito anche due fanesi, Sergio e Daniele Carboni. Due agenti di polizia locale feriti da un venditore abusivo alla fiera di San Nicola a Pesaro. Niente animali nel corso d'acqua nel canale Albani, parte la raccolta di firme. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto, buonasera, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 in tutta la regione Marche. Allora, partiamo dall'uragano Irma, se ne parla a livello nazionale, a livello mondiale, anzi, perché è la notizia principale dei quotidiani e dei telegiornali. Ne parliamo anche noi questa sera nel telegiornale di Fano TV. Perché? Perché ci sono due fanesi a Cuba, dove l'uragano Irma è passato l'8 settembre scorso, qualche giorno fa dunque, e ci sono ancora problemi, c'è una decina di morti, ci sono lì sul posto due fanesi, Sergio e Daniele Carboni. Allora, ci colleghiamo adesso con L'Avana, con Cuba, e dovremo avere al telefono, ecco, Daniele Carboni. Buonasera Daniele. Sì, buonasera Marco, ben sentito. Allora, dunque, la situazione in questo momento, innanzitutto voi state bene? Sì, noi grazie a Dio stiamo bene, abbiamo superato la nottata con paura, chiaramente, perché il vento è stato tremendo, qui L'Avana è disastrata, e noi fortunatamente avevamo una casa sul mare, però l'abbiamo preferito il giorno prima spostarci sull'interno, perché ci avevano avvisato, insomma, che sarebbe arrivato questo uragano, appunto. Ecco, siete lì da... Intanto lo diciamo a beneficio di coloro che non vi conoscono, anche se i fanesi naturalmente sono in tanti invece a sapere che il vostro rapporto con Cuba è un rapporto ormai che è attivo da tantissimo tempo, da tantissimi anni. Siete grandi amici di Cuba, anche quando Cuba era poco accessibile. Sì, diciamo che la nostra famiglia è vicina a Cuba ormai da 15 anni, siamo arrivati qua nel 2002, appunto, abbiamo svolto le nostre attività, chi di canto come me, chi di pittura come papà Sergio, mio fratello lo stesso si è dedicato ad aiuti necessari qua all'isola. Diciamo che questa volta ero venuto qua proprio perché lì là che abbiamo, ho la compagna cubana da 10 anni, quindi anche questo mi lega a questo paese. Diciamo che ero venuto qua perché dovevo registrare un video con Ayla, una cantante di fama internazionale. Deve essere una sorpresa, ormai lo posso dire, perché abbiamo registrato il pomeriggio che arrivava l'uragano, e anche lei era molto spaventata da questa cosa, ma siamo riusciti in tempo a finire il lavoro, quindi i prossimi giorni potremo anche fare vedere questo lavoro ai nostri telespettatori. Noi stiamo vedendo, Daniele, stiamo vedendo le immagini, no? Teniamole pure, grazie alla regia, stiamo vedendo delle immagini che naturalmente stanno facendo il giro del mondo attraverso YouTube, sono immagini anche impressionanti per la forza soprattutto del vento, ma naturalmente parliamo di uragani. Ecco, nel momento in cui è passato, voi come... Che cosa vi hanno detto? Come vi siete regolati da questo punto di vista? Allora, certo, noi ci siamo buttati dentro la casa, appunto, della famiglia della mia compagna, che è qui all'interno della Havana, diciamo in periferia, un po' in collina, e questo un po' ci ha aiutato per il fatto che comunque la parte colpita è stata quella della costa, ha distrutto alberghi, ha distrutto spiagge. Adesso qui il problema nasce ora, diciamo, nonostante la paura di questi due giorni è superato, diciamo, questo primo trauma. Adesso il problema è che non c'è né luce né acqua in tutta Cuba, perché comunque chiaramente sono caduti i pali della luce, quindi, ma la cosa che mi fa ben sperare è il fatto che già da ieri mattina tutti i cubani, ma dico tutti, dal bambino all'anziano, tutti per la strada, aiutare a sistemare le cose, quindi c'è una grande... E con allegria, questo che mi fa specie, nel senso che nonostante tutto ballano, cantano e ridono, questo che li unisce fortemente. Hanno uno spirito, certo, forte. Avanti.
Senti Daniele, volevo chiederti, tu avevi in programma di rimanere non so fino a quando, ma hai modificato il tuo programma, rientrerai, tenterai di rientrare prima oppure starai lì con i cubani a dare una mano in qualche modo e a cercare di risistemare un po' le cose nella tua famiglia? Sì, allora noi già da ieri abbiamo iniziato a sistemare le cose, diciamo che noi siamo, grazie a Dio la casa della mia famiglia si è poco, quindi anche il quartiere diciamo era abbastanza protetto. Io il volo domani sera me l'avevano annullato, mentre adesso me l'hanno confermato al pomeriggio, perché ci sono un sacco, insomma da tutti i CAI, da tutte le isole, da tutte le coste della Havana hanno spostato tutto il turismo nella capitale, quindi qui gli hotel sono intasatissimi, c'è gente che dorme nelle hall degli hotel e aspettano il volo, chiaramente tutti hanno richiesto di rientrare prima e quindi l'aeroporto è intasato, tant'è vero che mi avevano annullato il volo, adesso grazie a Dio me l'hanno riconfermato. Devo aggiungere una cosa, che non sono solo io e mio padre, qua c'è mia madre, Fano, e anche, c'è anche la Maria Flora Giammarioli, la presidente della Carnevalesca, qua che era venuta proprio per il rapporto che stiamo instaurando con il Carnevale della Havana. Ah, ecco, questa è una notizia, non lo sapevo, chiedo scusa, ma perché questa cosa è arrivata poco fa in redazione, me l'hanno comunicata, ma non sapevo che c'era anche Maria Flora Giammarioli, sì, presidente dell'ente Carnevalesca di Fano, con la quale c'è un rapporto, si sta instaurando un rapporto, lo dico ai telespettatori, tra il Carnevale di Fano e il Carnevale, comunque un carnevale sì, cubano, e poi c'è anche qualche altro familiare tuo. Ecco, chiedo scusa, ma abbiamo così dato un quadro completo. No, per assicurare anche i suoi familiari che stiamo tutti bene, ecco, questo, perché i collegamenti qua sì, purtroppo non ci sono. Ok, allora intanto grazie, buon rientro e ci sentiremo, ci rivedremo appena sarà in Italia. Grazie. E andiamo avanti con il giornale, perché comunque di maltempo si parla anche in Italia, perché il maltempo ha fatto danni in varie regioni italiane e oggi la pioggia, che è caduta abbondante anche sulla regione Marche, ha creato disagi in particolare nella zona di Senigallia, in provincia di Ancona, dove sono stati segnalati allagamenti nelle strade e in molti seminterrati e cantine. Sono decise le richieste di intervento ai vigili del fuoco del distaccamento senigallese per gestire una situazione divenuta caotica nel giro di qualche decina di minuti. Ci sono allagamenti in zona Cesanella, dove le fognature non hanno retto il carico di acqua caduta, poi nel sottopasso di via Zanella e in quello di via Perilli, entrambi chiusi al traffico. Poi via Mercantini e viale Anita Garibaldi, che sono diventati dei veri e propri corsi d'acqua. I tombini non sono riusciti a smaltirla ed è salita fino a raggiungere i marciapiedi. Criticità sono state registrate anche in via Gerani, sempre a Senigallia, dove la circolazione è rallentata ed è chiusa anche, sempre a Senigallia, la piscina Saline a causa di alcune infiltrazioni. Sono state annullate tutte le attività previste per la giornata di oggi. I vigili del fuoco sono al lavoro per ripulire e prosciugare scantinati e seminterrati allagati, anche se va detto che in questi casi è quasi inutile telefonare se non c'è proprio un pericolo per le persone, perché quando piove è inutile venire lì con le pompe, perché tanto l'acqua poi rientra. Sottopassi chiusi anche a Fano, mentre a Porto Recanati, in provincia di Macerata, si segnalano allagamenti a seminterrati e cantine. Disagio anche a San Benedetto del Tronto. Al largo c'è stata una burrasca con fortissimi venti e correnti. Questa dunque è la situazione nella regione Marche. Ancora cronaca, perché a Pesaro la fiera di San Nicola, che appena è iniziata con una brutta avventura per due agenti di polizia locale. Sabato scorso a Pesaro è iniziata la tradizionale fiera di San Nicola in zona mare, che durerà fino a domani, 12 settembre. L'inizio di questa edizione 2017 però non è stato dei migliori. Oltre alle incertezze meteorologiche, è stata la cronaca a prendere il sopravvento per un primo giorno subito di tensione, con scene da guerriglia urbana per la lotta all'invasione dei venditori abusivi che, in treno o in pullman, sono sbarcati con i loro borsoni pieni di mercanzie contraffatte alla conquista dei viali della fiera. Tutto parte da una telefonata alla municipale, arrivata alle 17.30 di sabato pomeriggio, di un cittadino che avverte i vigili che gli abusivi utilizzano i cassonetti della raccolta differenziata tra Viale Pola e Viale della Vittoria come deposito per non farsi sequestrare la merce. Arriva la pattuglia e da lì in poi è il parapiglia.
Guardalo, guardalo. Non hanno niente, non niente. Guarda, guarda, guarda. Guardali. Guardali. Guardali, guardali, guardali. Fuggi, fuggi generale, inseguimenti a piedi, urla, tafferugli e colluttazione tra gli abusivi e le forze dell'ordine. E da farne le spese, un vigile urbano che finisce all'ospedale per un cazzotto in faccia e si becca così 10 giorni di prognosi. Scene immortalate sui telefonini che fanno presto il giro del web e che hanno fatto scattare la scintilla delle polemiche sulla questione sicurezza. Il comandante della municipale Galdenzi chiede la collaborazione dei cittadini e dei visitatori della fiera. Il contrasto serve, dice, ma i cittadini non devono comprare dagli abusivi perché questa è la benzina che li alimenta. Solo nel primo giorno sono stati eseguiti 10 sequestri di merce contraffatta, 10 capi abusivi, 110 paia di scarpe, una ventina di borse e una quarantina di giubbotti contraffatti. Anche Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, utilizzando un mezzo a lui molto consono, i social, ha diffuso l'appello ai cittadini a non acquistare merce contraffatta, plaudendo contestualmente anche all'operato degli agenti della Polizia Municipale. Ma la dissuasione verbale non basta, si sa, l'occasione fa l'uomo ladro, ed allora la polizia urbana passa al contrattacco e, oltre agli abusivi, colpisce anche i loro clienti che vogliono risparmiare, alimentando però così il mercato nero. Sono già 4 gli acquirenti che sono stati multati, tutti sorpresi mentre acquistavano borse contraffatte. Per loro una multa di ben 200 euro e i controlli continueranno per tutta la durata della fiera. Uomo avvisato, mezzo salvato. Potrebbe arrivare a processo in meno di 6 mesi il congolese Guerlin Butungu, il 20enne detenuto nel carcere dei Casetti di Rimini per rapina aggravata, violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate. Stiamo parlando ovviamente degli stupri di Rimini. L'unico maggiorenne del branco che la notte del 25 agosto scorso ha violentato una turista polacca sulla spiaggia di Miramare, picchiato l'amico e stuprato una prostituta transessuale, per lui la procura di Rimini potrebbe chiedere il giudizio immediato, come prevede la legge, entro 6 mesi dall'arresto. Le prove, tra l'altro, sarebbero sufficienti perché c'è riconoscimento da parte delle persone offese. Cambiamo adesso invece argomento. Dopo le polemiche, i cittadini passano al contrattacco e prendono carta e penna per raccogliere firme e ripopolare il canale Albani con gli animali. L'evoluzione, o meglio l'involuzione, del canale Albani di Fano è sotto gli occhi di tutti. Passato da fonte di energia green a piccola oasi faunistica amata da moltissimi fanesi e turisti per la presenza di varie specie di anatidi, insediatisi per la maggior parte autonomamente ed in piccola parte immessi da privati cittadini animati dal solo scopo di rendere questo anonimo corso d'acqua un posto migliore, si è trasformato nella tomba per migliaia di pesci prima, ad acquitrino con pozze d'acqua putrescenti e mortifere per i pochi palmipedi rimasti poi. Ma non è solo l'acqua a ristagnare ora, tutta la situazione è caduta nell'oblio con un rumoroso silenzio di istituzioni e proprietà del canale, Enel, Green Power nella fattispecie, sul futuro del canale stesso. Ora, dopo la desertificazione, le erbacce ed i cannicci stanno avendo il sopralluogo sul posto, a tutto vantaggio di bisce e topi e altre specie molto poco rassicuranti per le case adiacenti al canale. Ma quale che sia il futuro di questa struttura, un gruppo di cittadini vuole percorrere la strada del consenso popolare per far valere le proprie volontà ed aspettative sul corso d'acqua attraverso una diffusa raccolta di firme iniziata proprio in questi giorni, per poi presentarle a chi di dovere. Sembra che la maggior parte, almeno, dei cittadini fanesi la pensano così. È partita questa raccolta firme, non ideata da me, premetto, ma da un gruppo di cittadini, anzi sono soprattutto 3 insegnanti, e appunto sì, per riattivare l'oasi ornitologica, ma anche per, diciamo, gestire un po' meglio il canale Albani, perché insomma, visto com'è adesso, è una cosa abbastanza incresciosa. Quindi si vorrebbe
cercare anche di collaborare, di chiudere tutte queste polemiche anche con l'Enel, più soprattutto con il Comune, perché soprattutto sono state con loro, per cercare di costruire al limite anche qualcosa insieme di più bello per la città e di fruibile per tutti. Ci sono dei punti nei quali si può andare per sottoscrivere questa petizione popolare? Sì, esatto. Per esempio qui in via Roma ce ne sono diversi, c'è l'edicola qui vicino al Ponte Storto, c'è la tintoria lì davanti, c'è la libreria Rivelli, c'è il Bar Roma, poi dopo in centro credo che ci sia la tabaccheria dell'Arco d'Augusto, c'è l'altra tabaccheria vicino alla caserma, mi sembra che si chiami Ferretti, c'è la parafarmacia My Pharma in via dell'Abbazia, spero di non essermi il supermercato Col in via della Giustizia, più altri cittadini che si danno da fare da solo così, tra conoscenti, amici o tra quelli che sanno che hanno a cuore questa cosa. Ovviamente l'erbaccia a cui si fa riferimento nel servizio prende il sopravvento e non il sopralluogo. Ok, allora adesso invece andiamo a Genova, dove partirà Adriatica per un tour che servirà a sensibilizzare su una malattia genetica importante. Il 22 settembre si avvicina e l'associazione fanese AGS Williams salperà dal porto di Genova a bordo di Adriatica, il 22 metri a vela di velisti per caso, per circumnavigare la penisola italiana. 39 giorni di navigazione con scalo in 11 porti italiani fino al 30 di ottobre. A bordo si daranno il cambio 20 giovani affetti dalla sindrome di Williams tra i 18 e i 40 anni che, suddivisi in gruppi da 5, si alterneranno a bordo della barca coadiuvati da un equipaggio di 12 persone, tra cui un medico, uno psicoterapeuta, un cuoco, uno skipper ed i responsabili dell'associazione che abbiamo incontrato stamattina proprio in previsione della partenza per Genova. Lo scopo principale di questo progetto sono due. Uno è fare informazione scientifica, medico-scientifica, e questo lo faremo attraverso l'ausilio di medici del Bambin Gesù di Roma, dell'Università di Trento, del reparto di ricerca molecolare dell'ospedale di Padre Pio, eccetera, e per fare appunto divulgazione e diagnosi precoci su questa sindrome. E l'altro scopo, appunto, questi ragazzi come mio figlio Nicola e altri suoi compagni saranno i protagonisti, perché saliranno a bordo coadiuvati dallo skipper di Adriatica, aiuteranno a portare la barca. In ogni tappa verranno organizzati convegni ai quali saranno invitati i genitori di soggetti Williams e chiunque abbia interesse nei confronti della malattia e dei progressi raggiunti dalla scienza. Ma saranno presenti in alcune tappe, oltre allo stesso Patrizio Roversi, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo nazionale per attirare l'attenzione dei media, oltre che alle istituzioni nazionali, dato che quelle locali hanno già dato il loro supporto all'iniziativa. È un progetto importante soprattutto perché porta a conoscenza di una di queste malattie rare all'interno del loro percorso. E l'informazione oggi più che mai è importante per cercare di aiutare e sostenere questi ragazzi e soprattutto per evidenziare le problematiche che loro hanno in giro per tutto il territorio. Il progetto è valido ed è l'obbligo di istituzioni sostenere questi tipi di progetti. Spettacolo rinviato a causa del maltempo per il berretto a sonaglio organizzato dall'Associazione Maruzza per raccogliere fondi. La rappresentazione si terrà domani, 12 settembre alle ore 21, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano. Giornata conclusiva invece è quella di ieri al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, chiusura con tantissima gente nella cornice del Lido per il cooking show finale di Andrea Mainardi, lo chef ospite fisso della prova del cuoco di Antonella Clerici, che ha eseguito la sua versione personale del brodetto. Prima di lui alle 17 Lucia Giangrande, fanese, originaria di Torre del Greco, è stata la vincitrice del Brodet de Casa, il brodetto di casa, premio BCC di Fano, la sfida tra cuochi non professionisti per il brodetto della tradizione. Ora sul brodetto torneremo domani sera con un ampio servizio che appunto farà il quadro e il bilancio di questa edizione. E adesso invece andiamo con Matteo Del Vecchio a vedere tutto quello che è successo nello sport di casa nostra in questo fine settimana.
Seconda sconfitta consecutiva per l'Alma Juventus nel campionato nazionale di Serie C. Una sconfitta che non mina però le ambizioni dei Granata, che anche ieri hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ottenere una salvezza tranquilla, seppur apparsi ancora un po' timidi dalla cintola in su. Il Pordenone, a punteggio pieno dopo tre gare, è una seria candidata a salire in Serie B e in campo dimostra tutte le proprie qualità andando vicino al gol già due volte nel giro di 10 minuti. Dal canto loro gli uomini di Cuttone, che schiera gli stessi 11 delle due precedenti partite, si dimostrano compatti anche se per vedere un tiro in porta del Fano occorre attendere fino al 43esimo, quando la girata di Germinale è sporcata in angolo dal difensore Formiconi. Non cambia il copione nella ripresa, con il Pordenone che tiene in mano il pallino del gioco e l'Alma che controlla senza però impensierire più di tanto la retroguardia neroverde. Al 22esimo brividi per la porta difesa da Miori, salvato dalla traversa sulla bomba di Burrai deviata da Gattari. Quella del centrocampista friulano è il prologo al vantaggio ospite che arriva al 25esimo, con il difensore Parodi bravo a correggere sotto misura la torre di Gerardi. Il Fano non ci sta e prova a reagire, ma la conclusione di Varano dei 20 metri esce di un soffio, costringendo l'Alma ad ammainare bandiera bianca. Comunque soddisfatto della prova dei suoi ragazzi a fine gara il tecnico Cuttone, che da domani sarà di nuovo in campo per preparare la delicata sfida di domenica prossima, quando i Granata saranno di scena sul campo del Feralpi Salò, altra big del girone, attualmente a quota 3 punti, proprio come il Fano. Ci spostiamo in Serie D, dove sono andate meglio le cose ai cugini della Vispesaro, che al debutto casalingo in un Benelli fresco di nuova tribuna hanno piegato la resistenza dell'Aquila per 2-1, con reti di Baldazzi e Carta. In mezzo il momentaneo pareggio ospite di Boldrini, che non riesce a rovinare i piani dei biancorossi a punteggio pieno dopo 2 giornate e attesi domenica prossima dalla sfida esterna contro il San Marino. Passiamo ora a un'altra notizia di calcio, in questo caso amatoriale, che arriva dalla Repubblica Ceca, dove nel weekend si è svolta la 25esima edizione del Palax Barrel, ovvero il Barile di Praga, torneo di calcio a 7 riservato a squadre amatoriali, che ha visto la partecipazione anche di una squadra fanese, la Top Argento, storico team che da anni disputa il campionato provinciale del CSI. La squadra, capitanata da Corrado Fronzi, dopo aver superato nel girone 2 formazioni della Repubblica Ceca, una della Gran Bretagna e una della Danimarca, ha avuto la meglio in semifinale sui padroni di casa del Phoenix per 3-2, prima di essere sconfitta in finale dai russi del Victoria per 4-1. Un secondo posto che per la Top Argento è un'importante iniezione di fiducia in vista dell'imminente inizio del campionato CSI 2017-2018, manifestazione che quest'anno per la prima volta vedrà anche la disputa di un girone pesarese. E torniamo in Italia, ma restiamo in ambito internazionale per parlare della 30esima edizione del torneo di Ultimate Frisbee Madunina, andato in scena nel weekend a Cernusco sul Naviglio. A fare la voce grossa in un torneo caratterizzato dalla forte pioggia è stata la squadra fanese dei Croccali, che dopo 6 vittorie consecutive ha superato nel derby di finale il Rimini, portandosi a casa il trofeo. Soddisfazione doppia per la squadra fanese, anzi tripla. Oltre alla medaglia d'oro di squadra, infatti, sono stati premiati come migliori giocatori del torneo gli atleti Luca Valentini e Chiara Bettini. Ok, allora con lo sport si chiude qui questa edizione del telegiornale. Occhio a Notizia torna domani, mentre alle 7.30 domani mattina c'è la rassegna stampa. Occhio ai giornali. Tra poco box con i personaggi di Fano, in cucina con lo chef e poi uno speciale registrato giovedì del Festival Internazionale del Brodetto con Simona Zonghetti. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.